Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con l'83esima puntata della serie Svizzera. Oggi siamo qui in compagnia di Agri. Saluto a tutti. Poi abbiamo Franz. Ciao. Poi abbiamo, chi abbiamo? Christian. Eccolo qua, ciao. Marco03. Ciao a tutti. Mosterina. E Verte. Ciao a tutti. Allora, siamo partiti con le sliquamature, che mancano due campi da sliquamare, diciamo il primo giro. Mamma mia, che mi disturba qua adesso. Pronto? 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 Chi parla? Pronto? 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 Prende poco, c'è poca linea. Pronto? Sì, tu devo muoverti. Sì, 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 sì. Sta fermo, sta fermo. Aspetta un attimo, adesso devo finire sliquamare qua con la botte un attimo. Ora fermati, fermati ancora di più perché è arrivato l'acquisto. Oh, è arrivato il... Allora, guarda, svuoto la botte perché sennò me resta devo piena e arrivo subito. Oh, perfetto. Guarda, una passata e son da te. O vuoi una passata direttamente allo store? No, fai. No, te la porto, te la porto anche piena io. Ma ci perdi anche tu, evita. Appunto. Guarda, due minuti arrivo, tempo, guarda, due minuti arrivo. A dopo. Notte. Dunque, dai che è arrivata quello che avevamo ordinato. E... finiamo qua, manca 33% della botte. Qui stiamo ripartendo, dobbiamo seminare un bel po' di mais in abbondanza e poi proseguire un po' di maricolza, un po' di girasoli, un po' di orzo, frumento per le stalle e perciò insomma c'è tutto il giro dei campi da fare. Dovremmo acquistare anche un nuovo terreno, adesso vediamo se riusciamo a fare in tempo questa sera o se eventualmente lo faremo nella prossima puntata. Comunque un campo va assolutamente acquistato perché ormai qua i lavori si fanno sempre più repentini, perciò serve assolutamente un maggiore terreno, una maggiore area superficie anche per guadagnare un po' più soldi. Comunque abbiamo un bel portafoglio, bisogna investirlo un po' perché altrimenti ne perdiamo. 9%, 7%, dai, finisce 4. E così ragazzi possiamo anche andare, sicuramente bisognerà iniziare anche a pescare dal biogas, perché attualmente non abbiamo mai pescato nulla, quindi dovrebbe essere ancora tutto lì fermo. Forse è anche strapieno. Dopo eventualmente andremo a fare un colpo di telefono a Cristian per capire un attimo com'è la situazione. Tanto qui abbiamo Marco CB. Verde. Oh! Sì, dimmi. Perché te me nomini così? No. Sono qua con mio, te me chiami, mi te sento. No, niente, guido che... che non chiamo ancora pesca niente dal biogas. Bisogna che te chiamasse dopo per capire quanta roba. Se proprio te lo chiamare adesso che te lo sentivo sul CB cose della classe della Torion. No, qua siamo strapieni, non so più dove mettere roba. Cavolo. Allora guarda, passo di là così manca una chiacchiera. Vieni a trovarmi. Sì. Vengo a trovarti. Oh, metto sulla moca intanto. Metti sulla moca da dopo. No. Buona. Ottimo. Così abbiamo subito una direzione da prendere. E ora, dai qua che Steve ci sta aspettando. Oh, ecco io. Guarda che scalmanato. Steve! Buongiorno! No, non ci giriamo, ma un buongiorno comunque. Allora, qua hai un Gardano. Sì, bello. Dei tubi.
Guardano dei tubi, ok, da attaccare da qualche parte. Sì, quattro gomme per lato. Quattro gomme per lato. Ma per sì, latte o per lato? Per lato. Ah, proprio per lato, ok. Queste toccano tutte per terra. Cosa? Queste toccano tutte per terra. Ah, queste toccano. Quelle nove. È un po' differente la cosa. Comunque te l'ho portato così perché c'era qua. Vieni qua un attimo. Vito sto tappo qua. Questo qua sotto. Sì. Fai una gocciolina. Proprio appena abbiamo sistemarlo. Allora, chiamo subito il meccanico. Chiamo subito il meccanico. Che dato che diciamo gli ho già preparato. Non fa neanche fatica a doverlo alzare. Se dà un colpito con una chiave, qualcosa un po' cambia guarnizione del tappo, siamo a posto. Sì, beh, guarda, intanto parliamo della botte e dopo beviamo un caffè finché lo giusta, va bene. Esatto. Aspetta che spengo perché sennò rischi di andare l'olio un po' troppo sulle valvole in testa. Sì, finito. Dopo sennò fa un po' di fumo. Esatto. Stavamo dicendo... E ora? Eccolo qua. Ma come mai hai fatto un tubolare qua? Di solito non è tutto tondo. Deve essere tecnologia che studia la Valzelli, penso. Cioè, di solito non è fatta tutta tonda la botte, perché questa è spigolosa? Ah, perché nei cantoni porta di più. Ah, sfrutta l'angolo per trasportare più litri. Capito. Proprio questa, beh, come hai visto dalla colorazione, è special edition. Ah, bello. Ai colori tutto quanto speciale. Bello. E dopo hai anche la configurazione che dovrebbe garantire 42 o 43 metri di lavoro. Mamma mia. 43. Quindi... Ah, perché ha il gettone anche sopra. Sì. E ora spara. Esatto. Ho capito. E dopo hai anche le scritte in straniero, così se devi andare all'estero sei a posto. Ah, va bene. Anche i girofari, i LED, molto belli. Soprattutto di notte, utile perché... Vedi, ti ho fatto le scritte in italiano, così se devi tornare in Italia sei a posto. Ottimo. Magari va bene. Hai... una fognatura da svuotare, no? Sì. Ma sempre a me, metti che ti capita un'emergenza a notte, un tombin da sturare, e... sempre operativi. Esatto. E quattro bar qua, attenzione, controllare periodicamente il serbatoio delle ruote. No, serraggio bulloni delle ruote. Ah, serraggio. Sì, serraggio bulloni delle ruote. Controllare periodicamente. Ma periodicamente ogni quanto? Ah, periodicamente a sentimento. Ah, mai. Quando. Ecco, perfetto. Ho capito. E quattro bar? No. Vede che bisogna fermarsi su quattro bar periodicamente e controllare i dati delle ruote. O forse te passi davanti a quattro bar, è meglio che te controlli subito le gomme perché non si sa mai. Anche sì, potrei essere interpretabile così. Comunque personalmente, se fosse diciamo, manderia una mail qua, dato che c'è anche il sito, a Valzelli, e che chiederia un attimo una specifica in più, perché può essere un po' interpretabile sta roba, non sono stati proprio chiari, non so specifico, qua bisogna dire a Bureau che manda una mail deve ancora tornare Bureau. Ancora tornare, ma aspetta qua, attenzione, non avvicinarsi al raggio di azione della macchina. Oh, sta distante, Steve. Madonna. Via. Ma adesso come femo?
mette lì in ultima, Cioè, così, sì. uno fa il giro tranquillo, in ultima c'è proprio spavento. Porco Attenzione. buccio, ma che c'è scritto anche qua, Porco, oh. aspetta, aspetta, ma cosa leggere qua? Attenzione. In caso di gelo, aprire il aprire le saracinesche e le bocchette di scarico. Capio? No. Che se fa giasso, Beh. bisogna versi tutta la botte. È perché sennò stoppa. Se no, si trova. Porco. Beh, Come metto. puzzini in Ma freezer, scusa, eh sì. se mi metto un po' di antigel, non ho problemi. Sarei da provare. Devo dire che anche qua Valcelli che gli procura un antigello per. Vabbè, Specifico dai, per andiamo proprio. a bere un caffè Devo che bere sto dopo. caffè che chiama. Eh sì, che chiamo il meccanico. Sì. Andiamo intanto. Andiamo a bere un caffè. Ah, buon caffè, mi ha un po' scottato la lingua però. È caldo, Era un maspita. po' caldo, qua intorno ai 200 gradi, secondo me, 205 eh. forse. 200, vabbè. Devo vedere qua se ho fatto Butta, bella. qualcosa. Verniciare nel cestino. Porco, ci ha buttato dentro qua. Trac, No, a posto. posto. Via. Oh, guarda. Ah, che operaio serio che vuole un meccanico nuovo specializzato. Già prepara tutto, già attaccata. Bene, Sì, lui bene. sapeva già cosa bisognava fare. Ascoltami, come prezzo? Qua. Più o meno rispetto a quello del dépliant. Ora hai 5.000 euro di mano d'opera. Cosa? No, Beh, ma non. operaio. Ah, no, era in garanzia l'intervento e il trattore ha meno di 3.000 ore. Vabbè che mi piaceva stavolta. Cioè, qua è l'intervento in garanzia e per quello te lo devo portare, sennò sa quella che perdeva. Attento, sono 90.000. 90.000? Ma su Deplian c'è scritto 82. Eh sì, ma se ho ordinato guardando dépliant, pensavo che la cifra restasse, diciamo, su quel prezzo lì, perché adesso qua 90, come mai 90 questo sovrapprezzo? Hai tutte cose, il cuore speciale, tutta la roba lì. Insomma, perché. Però aspetta, a botte vecchia? Ecco Butte vecchia va detratta. qua, parla. Questo, vedete che fa Beh, sul questa qua è posto. nuova, guarda che era fatto doppieni. Guarda che anche i ferma ruota, guarda. Cioè, guarda, pensati, ha un cuore ai ferma ruota, quindi pensati che cioè, è nuovo ancora. Vedete la scritta qua, è qua. Monta sua scritta oggi. Vedi Bene, dentro? Dentro sono ancora tutta zincata sì. come nuova. Ho visto, facciamo 70. 70. No, 65. Vabbè, 67 a posto. Vabbè, dai, 67, insomma, mi sembra abbastanza ragionevole, insomma. Allora. Bene, a posto. Perfetto. Le banche, cioè, qua Insomma, vale ormai. si era segnato. Esatto. Ho capito. Basta, c'è più niente da fare. Bisogna fare proteste, ma oltre a quello. Via, vado che uno che mi aspetta. Mamma mia, guarda la garage a botte. Tutti i gas stressanti anche, guarda ciò che bello. Forse. L'emozione di girare con giramasso. Via, andiamo. Ma ha prestato di crisantemi sto ma. Andiamo al biogas e vediamo cosa ha da raccontarci Cristian.
Oh, ho rotto la lampadina, guarda che affari. Sì, vanno, non so. Ehi là! Ehi là, pronti? Aspetta che vengo su, aspetta che finisco. Cosa qua. Fai tu solo là? Che... Abbiamo messo a posto il lampeggiante qua, aspetta un secondo. Cioè, Dio santo, guarda. Dentro le formiche. È presente il cimice famoso che ogni tanto gira di qua? Devo trovare. Arco! Santo. Cimice de merda. E ha fatto corto, ha fatto saltare. Sì. Aspetta che salto su. Guarda, guarda come un arzillo giovanotto. 20 anni per gamba. Allora qua, come si sono messi con i quantitativi? Non so più dove metterlo. Tra poco bisogna anche imbottigliarlo, non so dove cosa. Boh. Adesso portiamo via qualcosina. Guarda che new entry. Guarda che robetta. Sì, mi è proprio quello che avevo mille altra volta, la roba. Guarda che macchinario. Guarda, guarda. Che accoppiata. Tutto ma 4X, così. Cos'è che sta per 4X? Perché ha 4 cantoni. Ah, ho capito. E una se è tonda, se è quadrata, allora gli ha fatto 4 per, perché ha 4 angoli. Ah, ho capito. Capito. Valzelli. Sì. Vabbè, la macchina qua. Valzelliagricoltura.it è la marchetta giusta da mettere. Vabbè. Ma aspetta che ti dico che ti sei esperto, ma perché qua hai scritto 4 bar? Perché qua, allora, quando che te passi davanti 4 bar di fila, allora te vai a leggere la targhetta del fianco che bisogna controllare periodicamente i dadi delle ruote. E bisogna te guardi le frecce che c'è qua sotto. E bisogna che te guardi, sì, questo è il senso di rotazione del dado. Circa. Sempre più complicate le faste botti, sì, non lo so. Sì, difatti mi... quasi quasi manderei una mail per chiedere qualche delucidazione, perché potrebbe essere un po' interpretabile, però insomma così è, cioè nuove tecnologie, si aggiunge sempre più roba. Sì, vabbè, dai, carichiamo, vediamo un po', sì, quanta dai. Roba c'è. Ho paura. Vedete che attacco il mixer sotto. Si inizia a miscelare. Porco, aspetta che ho struccato i bottoni sbagliati. Perché sono nuova, No. Aspetta, vado un po' più indietro qua. Abbiamo 440.000 litri al momento prodotti. Mamma signore, va bene, dai. Carica. Iniziamo a caricare. Sì. Vediamo se non vi sia qualche perdita. No, qua al momento sembra tutto ben sigillato. Le bocchette tengono. Mixer qua funziona. Perché è nuova. Non vorrei mai trovarmi con piccio dappertutto. Ma sperate, no. Piccato, no. Poi dopo metto a tirarlo su tutto. Vabbè, carica, bestia, le veloce è sto condotto, ma che pompa! Grazie, pompa che? Mamma mia! Anche qua che se pompe di una certa volume e anche prestazione. Vado subito a spargere che... Oh, fa 40 metri sta qua, di getto. 40 metri? Va, guarda che resta del gettone che ho montato. Vieni vedo. Ma questo qua è roba da professionisti del crimine. Cioè, guarda sola, c'è anche orientabile. Faccio notare una roba che... insomma, ricorda qualcosa sto... Se suoni apro. Bello. Sì, mi ho fatto mettere etichette così da evitare che qualcuno si lamenti per la bassa velocità. Vado e... Mandami il video dopo che... quando che certo, tanti... certo. Metto la GoPro. Va bene. Bene. Saluto. Per 10 viaggi praticamente ne abbiamo, perché la botte tiene 40.000 e abbiamo 400.000 litri da portare. Quindi 10 viaggi possiamo farli tranquillamente. Ora vedremo quanti litri servono appunto per completare un campo, che comunque penso sia il litraggio sempre quello, diciamo litri per
Dove vai, mostrina? Mostrina! Bene, ci dirigiamo sul campo, così vediamo tutto il getto all'opera. Tutti i metri, vediamo quanti metri effettivamente fa. Dunque, ho dato un massima pressione e devo dire che qua ne esce un gran quantitativo, ma un bel gran quantitativo. Però così posso dire che con poche passate si riesce a fare un campo. Gettone dietro è orientabile, perciò possiamo fare sia destro che sinistro. Mostrina! Occhio! Occhio! Guarda, qua pressione è molta. Mi stavo guardando a botte. Occhio il tubo. Mamma mia, tira sul tubo! Guardi! Come tiri sul tubo? Se tiro sul salto per terra. Orco, io anche visto. Dai, mamma mia, i solchi. Diciamo c'è stato qualche... Beh dai, io appena per terra. Ruota nuova, subito vespa. Però adesso devo vedere sulle impostazioni per disattivare il getto, perché sennò qua ne sprechiamo troppo. Stiamo proseguendo qui con il secondo viaggio. Come vedete, questo campo con due passate viene automaticamente finito. E ci voleva finalmente una botte che all'altezza, diciamo, di un po' di campi. Abbiamo molto digestato da svuotare, e perciò adesso ci sarà. Finito questo campo, non ce ne sono altri perché ormai sono tutti in fase di risemina. Però insomma, almeno per le prossime volte abbiamo più velocità di sliquamazione. Detto questo, direi che per questa puntata è tutto. Si è fatto un po' tardi. Ringraziamo qua i nostri operai. Allora abbiamo... Chi abbiamo? Franz. Ciao. Poi chi c'è? Christian lo salutiamo noi perché non si saluta da solo. Abbiamo Marco 03. Ciao a tutti. Verte. Saluti. E Mosterina. Ciao a tutti. Eccola qua. E penso che siamo a posto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Marco. Chi è? TV. Sono TV. Io. C'è una cosa strana qua sul campo d'erba, vieni a dare un'occhiata. Una vai. Cosa strana. Un'erba strana. Non sai, è un'erba strana. Sono passato per di là per voltare il fino e ho visto sta roba, questo verde chiaro, non so che roba sia. È urgente. Sì, perché non so cos'è, non vorrei magari dare le vacche, a poporite stanno male. Guarda, sto finendo di sliquamare un attimo che... Un attimo, guarda. Sto finendo il campo. Due passate, va, finito il campo con la nuova botte. Va bene, casomai lo tengo da parte di quelle di non passare per di là. Tieni, dai, domani mi fai vedere, prossima puntata dovremmo vedere questo. Sì, sempre se mi ricordo, perché è andato a perdere le robe per strada. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.